Allora ragazzi, adesso facciamo questa espressione con i numeri interi. Registriamo come si fa, d'accordo? Sì. Voglio sentire? D'accordo? Sì. Boh. Io adesso farò dei passaggi. Voi quando la guardate vi dovete fermare a ogni passaggio. Sul vostro quaderno la fate, il passaggio, eseguite il passaggio, poi dopo fate andare avanti la videolezione e verificate se quello che avete fatto corrisponde alla videolezione. E così, passo dopo passo, farete tutta l'esecuzione dell'espressione. Però adesso la facciamo assieme. Perché che errori avete fatto durante la verifica? Quelle delle precedenze e dei calcoli. La precedenza e i calcoli. Tu? Sulla calcoli tu? Le precedenze. Allora, andiamo a vedere subito le precedenze. Allora, qua cosa devo fare per primo? Quelle prima delle parentesi tonde. Allora, 5 per 9 ci sta? Va bene. E 16 meno 10. E 16 meno 10. E poi? Posso andare avanti? No. Posso fare 4 per 11? Certamente. E poi? No, perché nelle parentesi... diciamo che è fuori, però anche se lo faccio, lui verrebbe come precedenza. No, non fa danno fatto 4 per 11. È vero, come dice lei, la precedenza più grossa è questa. E sarebbe sbagliato fare il diviso, la divisione. Però sia che io faccio 9 per 9, la resta ferma poi dopo perché viene diviso tutta questa scatola qua. Allora, adesso il risultato di questa scatola qui va messo qui sotto, il risultato va messo qui sotto, però non lo svolgo perché devo aspettare il 5 per il risultato della parentesi quadrata. Allora, andiamo a farlo. 9 per 9? 81. 81, diviso. La grafa la metto. 4 per 11? 44. 44 meno 5 per parentesi quadra. 13 lo scrivo così com'è, meno. Posso fare 2 per qualcosa qua? No, no, devo lasciarlo così. 16 meno 10? 6. 6. Più 5 per 9? 45. 3 più 45. Diciamo che questo verde va a finire lì. E questo va a finire lì. Bueno. Diviso 8, grazie. Cosa faccio adesso? Chiudo e anche la grafica. Fantastico. Adesso la ricontrollo e vediamo cosa posso fare. Qua non posso più fare niente perché... Puoi fare 3 più 45. Sì. E basta. E 2 per 6. Ci siamo? Non posso fare 45 diviso 8 perché il 45 è dentro... Va bene. Allora andiamo avanti con calma e allora comincio a scrivere uguale 81 diviso parentesi graffa 44 meno 5 per fermi qua cosa faccio? 13 meno 2 o 13 meno 12 perché 6 per 2 fa 12. Ah, no, scrivo 13 e scrivo 12, dopo lo vedremo nel passaggio successivo. Più 45 più 3 48 diviso 8. Posso tirare via la parentesi, vero? Sì. Boh. Graffa uguale. Adesso chi viene per prima in queste 48 diviso 8. 48 diviso 8, fantastica. Allora andiamo avanti, riscrivo uguale 81 diviso graffa 44 meno, posso scrivere niente, devo lasciarlo 5, vero? Per la graf, la quadra la metto 13 meno 12. Lo faccio 13 meno 12 o faccio 40? Andiamo avanti con calma che siamo più sicuri. Meno 12 più 48 diviso 8 6 per 8 48 6, chiusa la quadra, chiusa la graffa, uguale. Adesso vado via di nozze perché tutta questa roba qua la faccio, giusto? Si deve fare prima 13 meno 12. Ecco, allora facciamo così, un trattino sotto qua. Volete che lo facciamo in un colpo solo o lo facciamo in vari colpi? In un colpo solo. O facciamo piano questa volta, che poi facciamola piano, che sennò si rischia.
Allora, facciamo prima questa. 81 diviso, andiamo piano che poi dopo magari... meno 5 per 13 meno 12. 1 più 6, chiusa, chiusa, uguale. Uguale 81 diviso... Sta traballando. Sì, traballa perché io scrivo sullo stesso tavolo. 44 meno 5 per 6 più 7. Ci siamo? No, si fa 5 per 7. Non faccio 44 meno 5. E tu hai fatto così nella verifica? Sì, io ho fatto 5 per 7. Allora, 81 diviso graffa 44 meno 35, che è esattamente... Non si vede più. Questo. Bene. Allora, adesso non mi resta altro che dire che 81 diviso 44 meno 35, che è... 19. No. Sì, 19. Che no, è 15. Allora, facciamo così. 35 per andare a 40 ce ne vogliono 5. E 40 andare a 44 ce ne vogliono 4. Quindi 5 più 4? 9. 81 diviso 9 uguale a... 9. Perché questo è diventato adesso questo. Allora, adesso voi provate a rifare l'espressione, ma fermando il video a ogni passaggio, in maniera che andate avanti, verificate come abbiamo fatto in questa lezione e passo passo si va a finire l'espressione.